sai, c'è qualcuno online? Allora, la live sta iniziando in questo momento. Vi saluto dalla cucina di casa mia, che come vedete è dipinta in maniera simile al ristorante. Mi scuso se l'immagine non è il top, ma la luce in cucina è un po' relativa, insomma. Io attendo che si connetta qualcuno, nel frattempo comincio a parlare, ecco, vedo si aggiungono persone. Vi ringrazio, vedo già quattro persone, fatevi sentire, mi raccomando, anche in chat. Togliete la suoneria al cellulare e fatemi sapere se si sente quello che dico. Allora, dicevo, benvenuti nella cucina di casa mia. Stiamo oggi qui in qualche modo cercando di non impazzire, penso un po' tutti, per la quarantena alla quale purtroppo il virus ci sta costringendo in tutto il paese. E secondo me può essere. Oh, ciao Fabrizio Iacomelli, benvenuto. E dicevo, questa è una buona occasione, secondo me, per fare cose che in genere non facciamo. Potrebbe essere cucinare cose che non cuciniamo, leggere libri che abbiamo mucchiato lì. Nel mio caso potrei anche cominciare a giocare a qualche videogame, ne ho una trentina ancora incartati, ma anche e soprattutto per noi che pratichiamo arti marziali è un buon momento per approfondire alcuni momenti. Paolo, benvenuto Paolo, amico mio. Dicevo, è un buon momento per approfondire delle cose importantissime e che spesso vengono trascurate, cioè gli aspetti culturali, perché è vero che l'arte marziale è fatta di mazzate, ma è anche vero che la cultura delle arti marziali, io voglio pensare un po' in tutto il mondo, sia fatta di una parte sia pratica che teorica. Cito sempre il motto tipico giapponese, Bunbu Ryo Do, quindi la doppia via del bun, la letteratura, la cultura, e bu, la arte guerresca, l'arte, traduciamola come marziale, che in fondo poi non è tanto dissimile, secondo me, al mens sana in corpore sano. Allora, Raffaele Mori, già arriva una domanda. Molto al karate conosce aneddoti e storia dell'aikido. Raffaele, ti dirò la verità, poco. Ho praticato un paio di anni con una nota associazione di Aikido quando avevano la sede centrale non lontano da casa mia, ma non mi sono mai particolarmente interessato né agli aneddoti sull'Aikido, né troppo, diciamo, alla storia. Però faccio vedere una cosa. Non vuol dire che io non mi interessi ad altre arti marziali, specialmente nell'ambito giapponese. Qui, ad esempio, ho un libro, vedete, Dizionario di Kendo, scritto da Filippo Zizzo, o Zizzo, non so che è Zizzo, che è molto interessante perché è uno dei pochi testi abbastanza ben fatto che abbia trovato, pur non parlando ovviamente di Kido, ma di Kendo. Ritengo che sarebbe bello se ci fossero altri manuali del genere più specifici, dicevo, contiene però dei termini che io nell'Aikido ho trovato. Oh, ciao Fabio, come Kokyu-ho, il metodo di respiro, Kote, ovviamente, eccetera. Quindi, no, purtroppo non sono assolutamente esperto di Aikido, come ho detto, l'ho praticato un paio di anni per curiosità e poi ho capito che non ero nella giusta, diciamo, fascia di età, sia fisica che mentale per praticare Aikido. Alla fine poi ho scelto di concentrarmi su karate. Luigi Giudice, benvenuto, grazie. E allora ragazzi, io inizio subito la mia chiacchierata. Premetto che essendo qui presenti sicuramente tutti i praticanti, ciao Udo Roma, sono piuttosto sicuro del fatto che molte cose che dirò magari già le sappiate, ma è anche vero che ripassare il Qihon, le basi, non fa mai male. Il mio invito è, man mano che andiamo avanti, se volete farmi domande,
oggi non parliamo di storia o di cultura, ma appunto di terminologia giapponese, se avete dubbi vi prego di intervenire in chat e nei miei limiti cercherò di rispondere. Benvenuti anche ad Alberto Salvatori e Adriano Desideri intanto. Allora, smetto di salutarvi, ma vi invito comunque a partecipare e andiamo subito al vivo delle cose. Premessa, che cosa è e come funziona la lingua giapponese? La lingua giapponese, per chi non lo sapesse, non è una lingua né troppo difficile né così lontana, se vogliamo, dalle lingue indo-europee alle quali appartiene per discendenza anche l'italiano. La lingua giapponese è una strana lingua collocata in un ambito che è quello appunto asiatico, in una maniera difficilmente spiegabile con certezza dagli storici della lingua stessa. Il giapponese è cugino stretto del coreano e sono entrambe due lingue di matrice indo-europea isolate all'estremità del continente asiatico, un ambiente geografico nel quale a dominare è stato l'influsso culturale e linguistico anche cosiddetto sinico della Cina. Moltissimi, non comprendendo bene le differenze, e non c'è nulla di male, mi chiedono, ma giapponese e cinese sono molto diversi? Sì, totalmente diversi. Ciò che hanno in comune è l'utilizzo dei cosiddetti ideogrammi, che in realtà, secondo i miei insegnanti all'università, andrebbero definiti in realtà, nel caso della lingua specialmente giapponese, logogrammi. Perché? Perché ogni parola non esprime, ogni parola, scusate, ogni segno, ecco, vedete, mi indico uno con la mano, qui c'è scritto Ue, Ci, Ryu, non è che ognuno di questi disegnini rappresenti di per sé una idea necessariamente, ma può rappresentare piuttosto un elemento, per così dire, di discorso. Poi si può arrivare anche a indicare un concetto. La difficoltà nella interpretazione si presenta nel momento in cui noi cerchiamo di applicare un modo di pensare, per così dire, alfabetico a questo tipo di scrittura. Ma in Giappone il processo di introduzione dei caratteri originati in Cina e chiamati per questo in giapponese kanji, ji vuol dire carattere come segno di scrittura, e Kan indica la dinastia Han cinese, il problema si è posto nel momento in cui si è cercato di appiccicare questa scrittura ad un sistema linguistico diverso da quello cinese. Come ho detto, il giapponese è una lingua fondamentalmente indoeuropea di base, pertanto a flessione i verbi vengono coniugati. E ci sono delle modifiche strutturali che le parole subiscono a seconda dell'utilizzo che se ne fa, cosa che in cinese non accade fondamentalmente. Il giapponese ha quindi preso una scrittura adatta ad una certa lingua e l'ha adattata ai propri scopi, ma lo ha fatto male, malissimo. Malissimo perché i giapponesi hanno dovuto elaborare nel corso di lunghi periodi un modo per integrare questa scrittura. E ecco, scusate, mi dice Adriano, il giapponese è come il sardo dovrebbe avere fine. Adriano, nello scherzare sì, è vero, cioè adesso al di là di cannarsi, la verità è che il giapponese avrebbe la fine come fa ad esempio anche il latino, ok? Mentre il cinese ha una struttura soggetto, verbo, complemento. Il giapponese ha la struttura soggetto, complemento, verbo, come accade in latino. Quindi che succede? Che dovete adattare questi caratteri che presi da soli avevano senso, una lingua nella quale è necessario modificare la parola, ha comportato la necessità di introdurre via via disegni grafici. Si è andati per tentativi, fino a giungere a un certo momento all'attuale sistema di scrittura che include l'utilizzo dei kanji, ma anche di due alfabeti sillabici chiamati kana, hiragana, più tondeggiante, più morbido, e katakana, più squadrato, più duro.
Ognuno di essi ha una propria funzione. Oggi la lingua giapponese include anche l'alfabeto occidentale e una pletora di altre cose che vengono aggiunte. Capite bene quindi che quando spesso e volentieri sentiamo dei maestri dirci: ma la cosa in giapponese scritta così, io lo traduco così perché secondo me l'interpretazione può essere ambigua in quanto il giapponese bla bla bla, il più delle volte non è proprio così. Il più delle volte il giapponese, avendo flessione, ci permette di capire in maniera abbastanza lampante, abbastanza chiara, quello che si sta dicendo. Un esempio su tutti, ecco, ue chi ryu. Ue vuol dire sopra, ma ue può anche avere altri significati in vari contesti, ma qui è chiaramente sopra. Chi, terra, terreno. Prendiamo solo il nome Uechi. Significa sopra il suolo. La struttura delle frasi giapponesi prevede un ordine, per così dire, inverso rispetto all'italiano, è più simile, come dicevamo, al latino, con ad esempio, il genitivo che si prepone. La regola è: tutto ciò che qualifica precede il qualificato. La casa di Maurizio diventa Maurizio di casa. Ok? Do questo a te diventa io, te a questo do. Non è così complicato. Quindi attenzione ragazzi, perché io leggo spesso e sono sicuro che chi lo scrive lo faccia con le migliori intenzioni. Delle cose in giapponese tradotte, scusate, con Google Translate o magari fatte da soli perché avete studiato un po', ma fate attenzione perché io leggo spesso, spessissimo, degli errori. Ora, non mi ricordo chi, ma di recente avevo letto qualche amico scrivere Kokoro no Samurai, cuore di samurai. No, è il contrario, è samurai no Kokoro, perché samurai non significa di samurai, va messo prima per la regola che vi ho detto. Kokoro è il sostantivo che va messo dopo. Ok? Non c'è niente di male. Io su Facebook non vado a rompervi le scatole ogni volta perché non sono fatti miei, però stiamo facendo questo video, quindi mi sembra giusto dirlo. Se a un giapponese mandato un messaggio scritto in quel modo, cioè Kokoro no Samurai, significa il samurai del cuore, che non ha senso perché non è del cuore come teniamo noi l'amico del cuore, significa il samurai che protegge il cuore, cioè non ha senso. Quindi attenzione a rispettare le regole. Altro discorso, le arti marziali giapponesi adorano i kata. E questo è importante perché tutta la lingua giapponese è fatta di kata. Tant'è vero che quando si studia giapponese nelle scuole di lingua, ci sono degli esercizi chiamati bun no kata, cioè kata delle frasi, forme delle frasi, dei modelli. L'italiano è più complicato. Io ho studiato per insegnare italiano agli stranieri e vi dico, fatta una regola, trovi 12.000 eccezioni, particolarità. In giapponese no, più o meno, una volta che tu hai il kata di una frase, si fa un esercizio chiamato irekai, sostituzione. Sostituisci le parole e hai fatto un'altra frase. In italiano vale di meno, perché se dico la casa di Maurizio e voglio cambiare Maurizio con nonna, diventerà magari la casa della nonna, la casa di una nonna, la casa di nonna, a seconda di quello che devo dire, è totalmente diverso. In giapponese questa cosa non c'è. Quindi ci sono dei kata, chiamiamoli così, anche nella lingua, vanno rispettati onde permettere la comunicazione. Altra cosa importante che leggo spesso, sento spesso: ah, ma chi mi frega a me di pronunciare bene o di dire bene le frasi in giapponese? Tanto anche i giapponesi pronunciano male l'italiano. Io dico sempre: liberi di sbagliare. Se volete iniziare il vostro kata anziché a sinistra, lo volete iniziare a destra e rifare a destra, o anziché stare con le mani chiuse, decidete che una mano è aperta e una chiusa, avete inventato una cosa nuova. Liberi, ma rimane uno sbaglio in quel contesto. E siccome le arti marziali che pratichiamo sono giapponesi, può essere karate, aikido, judo, jujutsu, quello che volete, ma la lingua originaria è il giapponese, penso sia bello e utile imparare un po' di cose, almeno onde evitare di insegnare una stavolta cose sbagliate agli allievi. Vi faccio un esempio letterario.
Questo libro, questa è una edizione più moderna, ma in realtà di là, nella mia libreria, ho anche la prima edizione, che è molto più piccola. Questa è del 2009 addirittura, ce l'ho in varie edizioni. Questo è uno dei libri che più o meno tutti i maestri del passato hanno avuto e hanno reputato fondamentale. E non è fatto male. I termini, specialmente per il judo, sono abbastanza giusti. Ma, ad esempio, mancano le pronunce. Paolo, adesso ti rispondo, eh. Ne abbiamo già parlato, furbetto. Mancano gli allungamenti, per cui, ad esempio, io leggo qua. Ryote jime, vedete? Ryote. Ok? Luigi Giudice, adesso rispondo, eh. Oppure leggo qui Juno Kata è lungo, perché se per mia moglie giapponese e io dico Juno Kata, nella sua testa si formano 8.000 kanji, cerca di capire qual è. Juno Kata potrebbe essere morbido, nell'arte marziale è senso, lo sa. Allora, rispondiamo prima alla domanda di Luigi Giudice, poi a quella dell'amico Paolo. La differenza tra Jitsu e Jutsu. Jitsu in giapponese non esiste. Con il senso di tecnica. Molti mi dicono, me l'ho sentito dire, sì, dagli stranieri. Aggiungiamo che molti giapponesi pronunciano la U in maniera quasi impercettibile, per cui alle volte può capitare di confonderla con un suono chiuso, stretto, per cui si sente giro. Molti mi danno, l'ho sentito dire, giuro, ho sentito dire che è un regionalismo, è una forma di dialetto. È una pronuncia tecnica che io, ignorante, stupido, non conosco. Ragazzi, questo è un dizionario monolingue giapponese. Così togliamoci il dubbio una volta per tutte. Maurizio, che è stupido, con questa parola proprio pronunciata male. Intanto vi dico, non è jujitsu, ma è jujutsu. Punto, non ce n'è per altri. Jujitsu in Giappone è sbagliato. Non c'è. Io cerco jitsu su questo vocabolario e trovo. Jitsu, non si dà un cavolo, penso, ma sta qui. Jitsu. E mi dice come spiegazione che c'è a sufficienza, che è verificato sulla sufficienza, argomento, stato di fatto di qualche cosa, verità. E il kanji è diverso, non è quello di tecnica. Allora vado a cercare jutsu. Sto la voce giù, lui, giù, tanto per dire giù ce ne stanno una marea con la lunga, non c'è solo quello di judo, eccetera. Ci sono tre pagine di giù, quindi pensate quanti omofoni. Poi si continua con i derivati di giù, che vanno avanti per altre 10 pagine circa. Il giapponese è pieno di omofoni, attenzione. Juku e... Dopo una pletora di pagine che sfoglio, finalmente trovo Jutsu. Jutsu. Eccolo qua, questo è Jutsu di tecnica. Jutsu si legge Jutsu, Waza, Sube. Non ha altre letture. Questo perché ogni kanji può avere più letture. Adesso io di Jutsu è più efficace. Dipende perché Adriano, Jitsu Ryoku significa capacità efficace, ma Jitsu da solo non è efficace. Allora, Kudo Roma, ma quindi giù in ogni caso si legge con la lunga? Per Judo sì, per Jujutsu sì, perché vuol dire morbido si legge sempre lungo. Per giù di 10 si legge lungo, un altro kanji, dipende dalle parole. Ci sono anche giù corti, ma Judo, Jujutsu, ok? Quindi dicevamo. Per rispondere una volta per tutte, Luigi Giudice, la differenza è solo che gli occidentali hanno inteso jitsu e lo pronunciano così, ma è sbagliato. In giapponese si legge jutsu, vuol dire tecnica, eccolo qui. La spiegazione che mi dà è abilità che si è appresa attraverso un lavoro svolto tante tante volte. Meglio di così. Ok? Non l'ho detto io, eh? Lo dice un vocabolario monolingue. Quindi, in judo, jujutsu, la U è lunga. Veniamo un attimo a Paolo. Che
Che ne penso di come vengono pronunciati i nomi di Qatar durante le competizioni attuali? Io non voglio dire parolacce in video, ragazzi, però è una minchiata. Di nulla, Luigi. Dicevo, è una minchiata, ragazzi. Proprio di quelle orribili. È una cosa che non si può sentire. E mi scuso per dire una parolaccia, ma non ce la faccio. Io non ce la faccio a sentire questi atleti, in primis i giapponesi, che per dire Cancudai fanno. Ecco, oh, sì, non c'è altro da fare che ridere, hai ragione. Perché già i nomi dei kata sono complicati. Se poi devi pronunciarli come se stessi cantando del death metal, con il growl, io sfido a volte i giudici nelle varianti dei kata a capire che cacchio fa l'atleta. Ora, le mie esperienze di gara sono molto relative, però a Okinawa ho partecipato ad un corso arbitri da gara. Così mi hanno invitato a fare questa cosa. E una cosa ho capito, che l'atleta si presenta con l'elenco di kata che farà. Dunque, Andrea Contin, sono un po' dal tema, però poi ne parliamo. Mi piace il commento di Adriano. Quindi, io capisco che le gare abbiano delle loro regole, per cui se io sul mio foglietto che do agli arbitri all'inizio c'ho scritto sopra che eseguirò il kata Sei Yun Chin, io leggo Sei Yun Chin, Sei Yin Chin, Sei Yin Chin, perché questo kata può essere chiamato in vari modi, sono tutti giusti a Okinawa, attenzione, lo vedo. Anche se al corso arbitri mi è stato detto che se tu fai un kata, ma ne richiede un altro ti squalifica, però è diverso, perché io faccio Sei Yun Chin. Dico, faccio bassai dai, chiaro. Però se penso solo alla pletora di rohai che esistono, di bassai, passai, pronunciate come volete, insomma, almeno cerchiamo di farlo capire. Io non so perché gli atleti debbano urlare. Veniamo un attimo a domanda di Andrea. Tattica e strategia nei kata. Ripeto, esula dal tema di oggi, però la domanda c'è, io rispondo quello che io penso. Il kata non è, secondo me, uno strumento per imparare, diciamo, delle tattiche, semmai delle strategie. Questo sì. Chi di voi avesse pratica con i giochi di ruolo, i giochi da tavola, sicuramente sa di cosa intendo parlare. Cioè, quando io devo fare una partita, ad esempio, facciamo finta a Warhammer, ok, vi scelgo un esercito sulla base di una strategia. Poi, a seconda di come gira la partita, cambio lì per lì tattica. Il kata questo mi dà, il kata mi dà una serie di elementi applicabili strategicamente, ma il kata da solo non mi insegna a combattere se poi non sono capace di applicarlo. L'applicazione non è quella fantasiosa che vediamo nelle gare e non è quella che si studia di base nelle scuole di karate. Quello, il bunkai, è un'analisi che mi aiuta magari a memorizzare certi principi. Se poi non ci combatto mai, può fare kata tutta la vita e al primo scontro prendi sicuramente le pizze se non hai allenato bene il kata. C'è un mio video sul canale nel quale parlavo di questo. Quindi, insomma, il kata va analizzato, magari ne parleremo un'altra volta. Gian Piero, sì, hai ragione, è proprio quello, come se avessero la DASPO, a me non piace. Anche i campionissimi di tutti i paesi, a partire, ripeto, dai giapponesi. Vi dirò la verità, anche ad Okinawa, dove oggi si fanno le gare, io sento spesso alcuni atleti che vengono proprio dal Giappone pronunciare così, i ragazzi di Okinawa tendono ad avere una voce più chiara. Kudo, domanda di parte, come si pronuncia quindi? Si pronuncia Q-U-Do-U, Kudo, ok? Kudo, anche la U di Kudo è lunga. Abbiamo già detto che i kanji possono avere più letture. Nella fattispecie, ciao Mario, amico, come va? Allora, nella fattispecie, adesso io ritorno sul mio dizionario monolingue e vado a cercare la parola kara. Premettendo che anche kara ci sono circa 2 pagine di omofoni. Quello che cerco io però, qui mi porta il kara di karate originale, quello della Cina Tang. Ma adesso sto cercando quello moderno, vuoto. Al quale il dizionario dedica appena 3 righe, mentre il canale della Cina Tang mi occupa da solo
un terzo intero della pagina, è più interessante per i giapponesi quello che Kara come vuoto. Però va bene, perché Kara come vuoto mi dice: Kara, all'interno non c'è nulla. Poi, ovviamente, il dizionario a un certo punto mi va ad indicare la possibilità di andare a vedere altre voci. Infatti, poi vado a scoprire che questo kanji si può leggere in altri modi, tra i quali appunto Q. Ma se io vado a vedere sullo stesso dizionario la voce Sora, cielo, inteso come il cielo, è quello che sta, che in questi giorni in Italia è molto più pulito grazie alla nostra clausura. Mi domando se tutti riprenderemo a guidare la macchina dopo, per inquinare. Poi allora, ecco qui. Qui su Sora c'è lo stesso kanji di Q. Ivano Ciotti, è vero, è vero. Allora, no, nulla, continua, non c'è problema. Io ripeto, non sono io sceso in terra, ma cerco sempre di dare la mia opinione e di argomentarla, quindi di nulla. Allora, dicevamo, Kara vuol dire vuoto, ok, ma Kara si legge anche Sora. E Adriano, grazie, ci mette i kanji di Kuko, aeroporto. Ko, il secondo kanji, indica il porto. Ku, Sora, il cielo, quindi il porto del cielo, vedete, tutto ritorna. Ci sono varie possibilità. Quindi, se io volessi essere così un po' fantasioso, direi che karate può significare la mano del cielo. In realtà noi sappiamo che quando Funakoshi o chi per lui decise di dare il senso a karate di mano vuota, si ispirò ad un, chiamiamolo così, un passo zen. E va benissimo, il karate non è a mani vuote, ragazzi. Perché se io decido di usare il cellulare o una bottiglia, wow, come arma contundente. Non è che non posso usarci il karate insieme. La bottiglia, magari prima ce la beviamo. O un libro è un'ottima arma di difesa personale, non scherzo. Il karate è poi la parte di Kobudo, quindi insomma, non è il discorso di avere le mani libere da oggetti. Era un discorso lì di far accettare un'arte cinese anche per nome giapponesi. Paolo, allora, una domanda, questa è un po' interessante, sì. Se è giusto snaturare le tecniche durante una sessione sportiva chiamando un mawashi wiri, calcio circolare. Per me è giusto, per me è giusto. Dunque, perché? Perché è vero che il karate usa la lingua giapponese, però è vero che il giapponese, se io vado ad un seminario con 300 partecipanti, e di questi tutti fanno karate sportivo, magari vengo largo 20-30, capiscono bene i nomi, le pronunce, sanno che non si legge mawashi, ma mawashi. Gli altri non ne sanno nulla. Il karate che fanno magari non gli importa niente della parte culturale perché si specializzano. Quindi chiamarlo calcio circolare non è sbagliato. Anche perché mawashi geri vuol dire calcio circolare, mawasu vuol dire girare. Quindi calcio girato. Però nella mia idea calcio girato diventa quasi uscirogheri, no? Il calcio circolare per me ci sta. E poi lo vogliamo chiamare in inglese, in italiano, traducendo. Finché la traduzione è giusta, a me va tutto bene. Specialmente per, diciamo, chi appunto ha bisogno di allenarsi tante ore al giorno per ottenere il risultato in gara. Quel che è certo è che chi pratica solo karate sportivo, e non me ne vogliono gli amici che qui praticano, insegnano karate sportivo, se rimane a fare solo karate sportivo, a un certo punto la sua pratica si interrompe lì. Perché anche se ci sono le gare dei signores, a una certa, o cambi metodo, certe cose non le farei più, ma le insegnerei solo. Quindi lo sviluppo arriverà fino a un certo punto del karate. Sarà uno sviluppo specifico, specialistico, benissimo. Quindi forse a chi fa karate sportivo potrebbe non interessare proprio. Ragazzi, dai, non parliamo di regolamenti. Vi invito a rimanere in tema.
Ora, torniamo al giapponese. Regole di base per la pronuncia del giapponese sono molto semplici e sono accettate dalla comunità letteraria qui in Italia, di tutti noi che traduciamo di mestiere, perché vi ricordo che io faccio anche il traduttore. La regola di massima è che la pronuncia delle vocali è come in italiano e la pronuncia delle consonanti è come in inglese. Nel momento in cui andiamo a trascrivere il giapponese in caratteri latini, che curiosamente in Giappone sono chiamati romaji, cioè caratteri romani. Quindi, perché romani? Perché si ispirano appunto a quelli dell'antica Roma. Se trovo come in Mawashigeri la doppia V, non va letta V, come se stessi leggendo viva, ma va letta W all'inglese, come in what, quindi Mawashi. Il gruppo SHI non va letto she, ma she. Non è una pronuncia tipo romana, strascicata, ma più sci. La G di Genova o di Gorizia è sempre detta dura, come appunto in Gorizia, quindi non è Geri, ma Geri. E poi veniamo a Geri, tanto già ve ne ho parlato, lo sapete, penso tutti, che lì c'è un altro problema. La H, questo è importante, ragazzi, perché ci sono anche molti miei amici, carissimi amici, con i quali anche mi alleno, magari sono stati ad Okinawa, che per mancanza di abitudine, non di conoscenza, io lo so, ma di abitudine, tendono a scrivere frasi in giapponese sbagliando le H. Siccome in italiano sta H, noi la mettiamo, già la mettiamo poco. Su Facebook si confondono i verbi con le disgiunzioni o con le preposizioni, lasciamo perdere. È un disastro la H per noi. Ma non è. Ci sono dei momenti in cui si sente l'acca in italiano, ma non è sonora, mettiamola così. In giapponese, come in inglese, l'acca è sonora. Faccio un esempio che ho già fatto tante volte, non me ne voglia il maestro di Okinawa che sto per nominare. C'è questo maestro di Okinawa, di Goju Ryu, famosissimo, il maestro Hokama, trovate i suoi video, tanti suoi allievi in giro. Tanta gente che sta in Italia ha avuto modo di conoscerlo, di praticare con lui, magari anche poche volte, mezza volta. Io non ho mai praticato con lui, ma lo conosco. Ci siamo visti diverse volte ad Okinawa per chiacchierare, ho visto il suo museo, ci sono stato un paio di volte, insomma, bella persona. Le leggende narrano che un occidentale, cercando il suo indirizzo, andasse agli uffici del turismo di Naha e chiedesse dove si potesse trovare il dojo di Okama Sensei, senza H, suscitando ilarità nello staff. Non è così immediata la cosa, ma Okama senza H vuol dire gay. Okama con l'H è il nome di questo maestro. Vedete quanto è importante un H, quindi? Questo vale per tante parole giapponesi. Di conseguenza, se ho una tecnica che presenta una H da qualche parte nel nome, tra due vocali o all'inizio della parola, va pronunciata tipo la mano sinistra, hidari. Non è idari, ma hi. Poi il suono a volte sembra quasi shidari, ma non è sh, è shidari. C'è un sh, quasi un sibilo si crea. Ha, hi, hu, he, ho, questa è di base la pronuncia. Laddove hu viene spesso sostituito da un suono vicino alla f di Firenze. Hu, come se ci fosse un'emissione di aria. Quindi attenzione a questa H, non dimentichiamocela. Ad esempio non è Ontoni arigatou, Ontoni. Tanta gente, leggo su vari gruppi Facebook che vuole ringraziare il giapponese, scrive in caratteri latini Onto, no, Honto. Quindi, il giapponese, come regole importanti, vanno rispettati i suoni di vocali e consonanti. Vocali come italiano, consonanti all'inglese, la H è sempre aspirata, il suono G è sempre duro, la C da sola non si trova mai nella trascrizione, scusate, ma sempre CH che è letta C. Il suono C di casa si rende con la K. E
Come altra cosa importante, la Y non è una vocale a sé stante, ma fa parte di, per così dire, gruppi, chiamiamoli quasi di tongi di vocali. Si trova nei suoni ya, yu, yo. Mentre il giapponese moderno ha perso alcuni suoni come ye, che se si usava un tempo, oggi non si usa più. La ye è diventata una semplice e, ma esiste un modo per scriverla, è il giapponese più antico. Per cui la capitale, Tokyo, una volta si chiamava in un altro modo, e su certi libri vecchi si trova ancora la vecchia scrittura Edo anziché Edo. Questo come regola di massima. Poi se avete domande specifiche, fatemele pure, cerco di rispondere avvalendomi sempre di dizionari e quant'altro. Gli accenti, il grande problema, anzi nessuno ancora me l'ha chiesto, mi aspettavo la domanda prima o poi. Di pronuncia karate o karate? Nessuno dei due. Di recente la pagina Facebook Yoi, non me ne voglia il suo curatore, ma non ho mai capito come si pronuncia il suo cognome, se è un diptongo, Redner, Rodner, ovviamente non me ne voglia, non lo so. Curata comunque lo sapete da lui, si scrive anche su Samurai, insomma, un nome molto noto. Ho rotto, sì, ho capito cosa ho rotto, ma tanto gli daranno sempre. Dicevo, Yoi di recente ha pubblicato anche la pronuncia giusta, spiegata da una famosa ex atleta di karate giapponese, famosissima, non vi dico chi, andatelo a cercare. E, ovviamente è un po' buffa questa cosa perché tutti, oh sì, finalmente lo sappiamo, ma c'è tanta gente, me compreso, che da anni che lo dice, però se lo dice un giapponese gli si crede di più. Se lo dice un occidentale che come me parla da più di metà della vita giapponese, gli si dà meno credito, pazienza. Si pronunciano sia la che te con l'accento karate, ok? Adriano, diciamo, Adriano, tu metti un accento di troppo per i miei gusti, non c'è da accentare anche il ka. Se proprio devo spiegarlo con gli accenti italiani, è più vicino al ra che non al ka. Metterne tre, in questo caso, per la fonetica giapponese, non è proprio giustissimo. Sarebbe meglio cara, te, ma nel senso che non c'è un accento, ragazzi, tonico come in italiano e in giapponese, ma ci si avvicina, è una flessione. Se poi, come scrive Adriano Desideri, vogliamo anche spingere sulla prima A, non è sbagliato, l'importante è che si senta bene che ogni sillaba ha una propria, chiamiamola, cadenza, facciamo così, ok? Quindi preferisco, come si spiega normalmente in fonetica, dire cara, te, la e il te vengono accentati. A proposito di questo, ecco, non so se avete notato, io ho la S e la R fasulle, la R moscia, ma in giapponese la R si pronuncia come una L morbida, non è ka, la, te, ma kala, te, kala, kala, la, ok, morbida. La R dura. È una pronuncia maschile, la potete sentire nei film con i samurai o con i yakuza, okay? È un linguaggio maschile che fa la R dura alla romana, per intenderci, c'è un termine specifico. Però comunque normalmente è pronunciata con una L. Andatevi a sentire quel video di Yoi per sentire bene la pronuncia di karate. Quindi, ripeto, non è sbagliato quello che dice Adriano, ma per maggiore precisione, chiarezza fonetica, preferisco spiegare karate con maggior calcare la e te. Poi lo facevo, le sostanziali differenze tra la lingua in Giappone ed Okinawa. Guarda, allora, ne abbiamo parlato proprio giorni fa in una bellissima live con il maestro Andreani, su una live dedicata ai suoi allievi, lo ripeto qui volentieri per tutti. La lingua di Okinawa, Uchinaguchi, che sto studiando un po' a tempo perso in realtà, è riconosciuta da molti studiosi, compreso il appunto maestro Hokama, come una protoforma di lingua giapponese. Semplificando, la mitologia giapponese ci dice che Amaterasu Mikami inviò il suo figlio a conquistare l'arcipelago giapponese partendo dal sud. E egli si spinse verso il nord, sconfiggendo le popolazioni locali. Nella realtà storica questo significa che i flussi migratori provenienti dal sud-sud-est asiatico penetrarono in Giappone in tempi antichi, respingendo le popolazioni proto-caucasiche che vi abitavano e delle quali oggi rimangono alcuni nuclei che conosciamo come gli Ainu, che si trovano un po' alla stregua degli indiani d'America, chiamiamoli così, chiusi in comunità al nord.
Questo spiega, da un lato, la presenza in Giappone di una lingua appunto indo-europea. D'altro canto, se entrare dal sud del Giappone significava, provenendo dal sud-est asiatico, dover fare base da qualche parte, tra il Giappone e il sud-est asiatico c'erano le Ryukyu. Quindi è normale che il primo nucleo linguistico si sia formato lì. La differenza tra il linguaggio di Okinawa e il giapponese è una differenza, per così dire, intanto cronologica, perché se è vera questa teoria, la lingua giapponese si è sviluppata prima ad Okinawa e poi in Giappone, e poi fondamentalmente di pronuncia. Questa è la differenza più macroscopica. Faccio un esempio. La O si legge U, la K si legge C, la U spesso diventa un allungamento. Okinawa, per questa regola, diventa Ucina, o u chi ci na wa na. Tutto qua. L'altra differenza è che la pronuncia okinawense favorisce l'influsso, per così dire, cinese delle parole. Questo perché in giapponese le parole possono avere più pronunce a seconda che le si legga in modo cosiddetto puro giapponese e in modo sino-giapponese. Dal momento che l'influsso è del sud-est asiatico per quanto riguarda le popolazioni, gli storici ritengono che su un sostrato di lingua indoeuropea si siano appunto giunti degli elementi di lingua sinica che abbiano dato queste pronunce. Ecco perché il karate è pronunciato tu di Okinawa, una pronuncia che in giapponese diventa tote o tode. E quindi naha sebe nawa, esatto, diranno. Esatto, cioè si potrebbe, in realtà è naha. Attenzione, se parliamo di Naha, la città, no. Se parliamo di Na con pronuncia allungata vicino a, è Nawa di Okinawa. Ma Naha è scritto con altri kanji, proprio con altri kanji. Quindi Naha è Naha. Na di vicino a è Nawa di corda. Ok? Questa è la differenza. Poi ci sono altre differenze. Si sono mantenuti dei suoni che nella lingua giapponese attuale si sono perduti. Ad esempio, ti, di. Kobayashimaru, io ti voglio bene, lo sai, da anni che ci conosciamo, finalmente anche di persona. Tu hai da lavorare e io sto senza lavoro perché il ristorante è chiuso. Dai, dai, tanto il live rimane. A dopo. Se poi mentre lavori ti viene da inserirti e fai domande, falle, è sempre benvenute. Allora, scusatemi, dicevo. Si sono mantenuti dei suoni, non solo. La lingua di Okinawa, io ho di là i miei libri, ora non vado a prenderli per non interrompere lei. Si è arricchita nel kana di alcuni simboli che mancano dal kana, abbiamo detto gli alfabeti sillabici giapponesi, onde riprodurre questi suoni, principalmente ti, di, tu, du. Bunburyodo. Sì, finisco questa cosa e parliamo del termine Bunburyodo. E quindi la lingua di Okinawa ha differenze sia grafiche che fonetiche. Dal punto di vista poi della struttura sintattica è molto molto vicina al giapponese. Ecco perché si preferisce spesso considerare lo Uchinaguchi come un dialetto giapponese. Lo è, non lo è? Io non lo so, dico personalmente, preferisco appunto vederlo come una protoforma di giapponese che si è poi evoluta in maniera semi-indipendente almeno fino al 1609. Noi sappiamo che si racconta che Funakoshi, tra gli altri motivi, venne inviato in Giappone perché parlava la lingua comune, io aggiungo lingua comune, il giapponese. Si dice che, ad esempio, Motobu parlasse solo il dialetto. Ok, ma Motobu scrive dei libri in giapponese. Altri maestri di Okinawa scrivevano libri in giapponese. Probabilmente, però, lo pronunciavano in maniera dialettale. Poi ci sono delle piccole differenze nella grammatica, piccolissime. In certe espressioni colloquiali, in certe frasi idiomatiche ci sono. Cambia il modo di, diciamo, coniugare alcuni aggettivi e verbi, dico così perché gli aggettivi sono verbali in giapponese, quindi vanno coniugati, ogni aggettivo ha una copula attaccata. Ma quando andiamo a scavare un po', e se giochiamo al solito modo, no, di sostituire gli elementi in un katà di una frase, ci rendiamo conto che le due lingue sono molto vicine. Anche il coreano è vicino al giapponese. Io imparai il coreano studiando su una grammatica in giapponese.
Era molto più facile che studiare sul libro dell'università scritto in italiano. Però poi di fatto ci rendiamo conto che sono lingue diverse, nonostante il coreano abbia subito negli anni fra il 1910 e il 1945, cioè durante l'occupazione giapponese, una colonizzazione, no? Anche linguistica, per cui alcune parole sono in comune. È più vicino, da quel punto di vista, forse avvicinarci al giapponese che non al coreano al giapponese. Quindi sono veramente due lingue molto, molto vicine. Quindi potremmo anche accettare l'idea del dialetto. Ci sono poi dei momenti, sono sincero, in cui mi capita ad Okinawa di sentire maestri anziani parlare tra di loro solo in dialetto. A volte li capisco, dico la verità. Certe volte fanno anche dei commenti poco carini, pensando che gli occidentali magari non sempre li capiscono. Io non capisco tutto come quando parlano in giapponese. Parlo in giapponese capisco il 100%, parlo in dialetto. Si va dal 30 al 60% in certi momenti. Sono dei momenti in cui non capisco nulla. Come non capivo nulla quando mi capitava, specie da ragazzino, sentire conoscenti, parenti parlare nei loro dialetti. Anche oggi, se un amico mi parla in siciliano stretto, non capisco una mazza, cioè, niente. Quindi dipende. Allora, Bumburyodo. Bumbu-ryodo è un'espressione che non attiene strettamente al karate, quantomeno non al karate di Okinawa. Io ho questo tomo enorme, costa 15.000 yen più IVA, quando l'ho comprato in libreria tutti mi ringraziavano, l'ho pagato tipo 130 euro, penso, che è il dizionario di karate kobudo di Okinawa. Ora, quando vado a vedere qui è molto bello, mi porta tante terminologie di karate, di kobudo, eccetera, limitandosi ovviamente all'aspetto appunto del karate di Okinawa. E parla di tante cose, parla ad esempio delle danze di Okinawa, e c'è questo capitolo che è molto interessante, intitolato Dal Jutsu al Do. Perché anche ad Okinawa si è accettata nel tempo l'idea di rendere il karate un'arte marziale giapponese, inutile girarci troppo attorno e cercare di mentire. Tant'è che subito prima questo libro distingue vari aspetti del karate come tecnica marziale, come ginnastica, come allenamento mentale e così via. E quindi non si esclude anche la parte sportiva, addirittura, no? E poi c'è l'aspetto tradizionale, quello di autodifesa. Il termine Bumbu-ryodo io lo imparai in realtà quando, studiando all'università, andavo a studiare la cultura dei samurai, e di libri ce ne sono tanti in Italia su questo tema. E c'erano anche altre espressioni oltre che Bumbu-ryodo, ma questa è quella che io preferisco. Vediamo ad esempio sul dizionario Monolingue, se ne trovo un'altra. Eccola qua, Ichi. Era l'altra espressione che avevo imparato. Bumbu Ichi. Ichi significa far collegare due cose o più tra di loro. Ok? E l'avevo imparata così all'università. Poi ho scoperto quest'altra di Bumbu Ryodo, anche Bumbu Ichi. Ed era il principio che oggi facciamo rientrare negli aspetti del cosiddetto Bushido, per il quale i samurai dovessero essere pratici sia di Bun, lettere, quindi cultura, che di Bu, l'arte marziale. Alberto Salvatore, dopo rispondiamo. E dicevamo, Ryo vuol dire tutte e due. Si legge Ryo entrambe, ma lo trovate nelle tecniche anche intese, la parola entrambe come Moro, Morote o Ryote, fondamentalmente la stessa cosa, anche se cambia il modo ovviamente di scrivere il tutto. Ryote, entrambe le mani. Ryo Do, i due cammini, le due vie. Cosa si intende per Bun? Bun sono appunto le lettere, Bun vuol dire anche, ad esempio, frase. Bun compone varie parole, quando in giapponese colleghiamo più kanji,
tra di loro per ottenere una parola nuova, si parla di jukgo, parola composta. Quindi bunka, letteralmente bunka è la cultura. Ecco qua, allora. Bun. Eccolo qui. Bun anche, ci sono vari modi di scrivere bun, attenzione. Bun di bunkai è ad esempio diverso da bun di bumbu. Bun di bunkai vuol dire capire, o anche dividere. Mentre quest'altro bun indica, come dice appunto il dizionario, il corpo di una scrittura, opera letteraria, studio di letteratura, arte della letteratura, eccetera. Ok? Bunka, come dicevamo, che è la cultura, ad esempio, eccolo qui, significa ad esempio i cambiamenti del bun. Ok? Cosa sono i cambiamenti del bun? Il modo di cambiare, il modo di intendere tutto ciò che è approccio mentale, quindi l'arte mentale e quindi la differenza di approccio mentale tra i popoli. Questo si intende nella parola giapponese. Bu c'è la famosa faccenda del fermare la lancia. Questa è una cosa che a me è sempre incuriosito, perché effettivamente anche i dizionari di kanji spiegano che bu significa militare, in quanto lo scopo del militare è evitare la guerra. Sembra quel motto famoso latino che sicuramente conoscete, no? Se vuoi la pace, preparati la guerra. Probabilmente c'è questa idea di fondo dovuta, io credo, all'influsso culturale forte del confucianesimo in tutto l'Oriente. Lo stesso confucianesimo che in forma di sé, un po' tutta la cultura orientale, per cui normalmente in Asia, anche in Giappone, non si mette il coltello a tavola, ma si dà il cibo già tagliato. Do, ragazzi, sì, amici, la via, ma non è una via fisica, l'influsso qui è taoista. E il taoismo è il vero, diciamo, motore spirituale delle arti marziali asiatiche. Il buddismo ci è arrivato dopo, per altri motivi. Quindi collegare, ad esempio, il karate allo zen va bene in un contesto moderno, ma se vediamo le radici, il karate sono taoiste, in tutto, anche il Kyushu, lo studio dei meridiani, eccetera. Quindi significa il doppio cammino inteso come processo di studio delle lettere e dell'arte del combattere, onde evitare di dover combattere. Tutto qua. Il karate lo accetta nel momento in cui Okinawa, per forza di cose, dal 1609 in poi, deve giapponesizzarsi. Quindi è vero che gli okinawensi vogliono essere indipendenti, molti di loro, ma Okinawa è sotto il giogo giapponese dal 1609. È stata annessa con la forza nel 1879, ma a quel punto il piede ha fatto. E già gli okinawensi si recavano nei secoli prima in Giappone a studiare l'arte della spada. Ci vuole onestà intellettuale anche in questo. Quindi accettare il principio del Bunryū-ryō-do era normale, che è un principio di tutte le arti giapponesi, uscendo ora dal karate. Quindi parliamo di Aikido, è un do, parliamo di Judo, è un do. Semmai, come dice questo dizionario che vi ho fatto vedere prima, quando dice dal jutsu al do, sarebbe interessante analizzare il processo che ci porta dalla tecnica vera e propria alla, chiamiamola, via di formazione mentale, spirituale, bla bla bla, tutto quello che volete. Questo esula un po' dal contesto strettamente linguistico. Ma tutte le arti giapponesi, qualunque sia l'arte della quale parliamo, che va dall'ikebana alla cerimonia del tè, ha una parte di jutsu e una parte di do. Okay? Finché non accettiamo questa idea, è difficile entrare nello spirito di una pratica nipponica. Se c'è solo tecnica, manca il cuore. Questo è il succo. Se vedo, facciamo finta, una opera di Canova e una copia, si può dire la differenza, non so se mi spiego. Okay? Spero di aver risposto a questa domanda, se no poi ci risentiamo. Allora, veniamo alla domanda di Alberto Salvatori. La parata media Sotuke e Uchi-uke. Allora, intanto, ragazzi, io dico sempre. Ok, lo Shotokan, ti ricordo che non è Shotokan, è Shotokan, ok? Con le due O lunghe. E Shitoryu, O e U lunghe, è il nome invertito. Beh, in realtà è solo lo Shotokan delle quattro scuole principali giapponesi. Voglio pensare ad un errore, ad uno sbaglio.
Però è curioso, anche proprio lo shotokan hanno invertito le cose. Uchi vuol dire dentro, soto vuol dire fuori. Quindi oggi io sento che i praticanti, i maestri shotokan, spiegano uchi ok perché da dentro è fuori, ma nella logica delle cose giapponesi, fuori vuol dire esterno, quindi ciò che da dentro va fuori è soto. Se io adesso esco dalla porta della cucina che è di là, vado soto. È inutile dire che venendo da dentro vado fuori si chiama Uchi. Mentre se da quella porta ora entra qualcuno, verrà Uchi, verrà dentro. Io qui ho sentito una storiella, la riporto col beneficio del dubbio, cioè che sia stata una decisione voluta di insegnare all'incontrario questa cosa. Perché ha senso? Rientrerebbe nella leggenda per la quale qualcuno non voleva che i giapponesi imparassero bene il karate di Okinawa, ma solo una versione modificata? Non lo so. Se ci sono altre ragioni, c'è quell'altra storiella che i maestri Shotokan conoscono meglio di me, su un certo kata che fu pronunciato male da un atleta giapponese, per cui la versione grande si invertì con la piccola e viceversa, va bene. Che io sappia, solo lo Shotokan ha mantenuto questa differenza. Non mi ricordo, non mi ricordo, ragazzi, se anche nel Kyokushin c'è. Onestamente non mi ricordo. Un attimo di defaillance, magari se c'è qualche praticante di Kyokushin che mi possa aiutare. In tutte le altre scuole, questo è Sotoke, questo è Uchi-uke. Ma proprio perché il punto di riferimento è la direzione nella cultura giapponese. Sì, ragazzi, vabbè, non è che volessi fare tutti i nomi, però è Kanazawa, sì. Quindi, nell'ottica giapponese, vi dico, Soto e Iku, Soto e Ikimasu, per chi stesse studiando giapponese, la forma gentile, vado verso fuori. Ok? Non c'è una logica, secondo me, per la quale il punto di riferimento deve essere la partenza. Ok, facciamo i nomi, escano fuori. Con grande rispetto, per il maestro Kanazawa, ovviamente, che sapete è venuto a mancare. Dicevo, non c'è nessuna logica per un giapponese. Se io prendo mia moglie e le dico, fammi un movimento col braccio sotto, lei farà questo, non farà mai questo. Perché dico, scusa, ma questo è un movimento della mia vita che vado uchi, uchigawa, lato interno, non è sotogawa. Quindi, brutto dire questa parola, ma è uno sbaglio dello Shotokan chiamare questo Uchi-uke e questo Soto-uke. Poi ormai quello sbaglio è rimasto, si è tramandato così e lo accettiamo per buono. Che vi posso dire? Come voler convincere un giapponese che la pizza si chiami pizza e non pizza? Io ci provo sempre, ma tanti giapponesi la chiamano pizza. Ciccia, pazienza. Quindi l'arcano è tutto qua. Ripeto, io non so l'origine di questa confusione, ma nella lingua giapponese è uno sbaglio. Questo è Soto, questo è Uchi, c'è poco da fare. Anche perché sia la direzione che il punto di impatto di braccio lo mostrano. Questo è Uchi del braccio, questo è Soto del braccio, dentro, fuori. Io penso che sarebbe utile se un giorno la federazione giapponese decidesse di unificare i nomi. Perché se 1.000 scuole chiamano questa tecnica in un modo e una sola gli cambia nome, senza dall'altro spiegare il perché, in maniera, diciamo, di questo cambiamento, ecco, magari qualche cambiamento andrebbe fatto. Che io sappia ad Okinawa, questo anche Sotoke, questo Uchiuke, ma magari ci sarà qualche scuola che le chiama diversamente, non l'ho mai sentito, non lo so. Anche nello Uechi-ryu che pratico io, i movimenti in fuori sono sotto. Ok? 1-0 per lo Shito e Wado. Ok. Ragazzi, mi raccomando, non è Vado Ryu. Io ho tanti amici, cari, carissimi, io voglio un mondo di bene, che hanno partecipato alle lezioni che ho tenuto anche in passato su questa cosa e ancora si ostinano a dire Vado. Wado. Ok? Allora, Adriano, in che senso lo sapevi male? Mi puoi spiegare? Non capisco cosa intendi, perdonami. Comunque, fuori, sotto, dentro e uccisi, questo c'è poco da fare.
Poi, se qualcuno scopre perché lo scioto cannabis invertito, fatemi sapere. E rimanendo sulle terminologie generali marziali, allora abbiamo visto Uchi e Soto, approfittiamone. Una differenza che mi chiedono tanti è Jodan Uke e Age Uke. Intanto la parola Dan vuol dire livello, grado. Il corpo umano viene diviso nelle arti marziali in Jodan, Chudan, Gedan. Allora, interrompo un attimo, per dare riferimento da partenza e arrivo. Adriano, se prendiamo il riferimento da partenza ed arrivo, in fuori e sotto, forse c'è, diciamo, questo confondimento, si può dire, di base, ma se la partenza mi indica che da dentro vado fuori per quello che chiamo Uchi, questa è la spiegazione che danno nello Shotokan. Però, ripeto, nella lingua giapponese ciò che da dentro va fuori è sotto, c'è poco da fare. Sempre la parte esterna è Soto, quindi ripeto, secondo me è uno sbaglio dello Soto. Poi aspetto il giorno di incontrare degli al di là Funikoshi che magari dopo avermi rimproverato per essere un rompiscatole mi spiegherà il motivo di questa cosa. Dicevamo, Jodan, Chudan, Gedan. Chu è lungo, Chudan. Io calco un po' il raddoppiamento. Jodan Uke. Sì, Adriano, scusate, se parto da fuori, Soto. In realtà è sbagliato. Ripeto, nella logica della lingua giapponese, al di là delle singole scuole di arti marziali, nella logica della lingua giapponese, se parto da fuori e vado dentro, il movimento è Uchi. Ok? Un movimento verso dentro. Se un oggetto da dentro porto fuori, è Soto. Ripeto, ogni scuola può avere le sue motivazioni, eh? Io sto parlando strettamente di lingua. Poi in tutte le scuole, io ho frequentato scuole di Shitoryu, Goju-ryu giapponese, Goju-ryu di Okinawa, ho fatto anche un po' di Wado-ryu, adesso Uechi-ryu, ho sempre trovato questo. Dello sfondamento appunto in basso. Però se sfondo verso l'esterno, sì, avevo capito male, se sfondo all'esterno per me è Soto. Poi dipende, ripeto, posso parlare del braccio, Soto, braccio, Uchi, ma in quel caso parlerò di Gai Wan, Soto si legge Gai, Ude Wan, Gai Wan, e Nai Wan, Uchi si legge Nai, e quindi sarà riferito al braccio. Quindi sì, andiamo, ripeto, io parlo solo di lingua, applicata alle arti marziali, poi magari mi scuola poi dei suoi motivi. Vediamo questo discorso che è interessante, mi dilungo un po'. Jodan indica il livello alto. Anche qui spesso io trovo difficoltà anch'io a capire delle cose, vi spiego. Jodan è da riferirsi, un po' come Soto e Uchi, no? Al punto di riferimento dove io porto la mia tecnica o al movimento dall'alto verso il basso. Ecco qua, scusate, intanto Gian Piero dice una cosa infatti interessante, no? Nel Jujutsu, Gian Piero, Jujutsu, non Jujitsu, ti voglio bene, ma è Jujutsu. Uchi è riferito all'interno del corpo e quindi Soto è l'esterno del corpo dell'avversario. Se parlo uscendo all'esterno, fate Soto, se entro è Uchi. Esattamente. Sì, Gian Piero, capisco la tua confusione. Però, vedi, esattamente, esattamente quello che dicevo io. Allora, Nai Wan, ok, attenzione, Nai Wan vuol dire che parlo con l'interno del braccio. Gai Wan con l'esterno. Però dipende da dove ho usato il braccio, perché ora per me questo è Gai Wan. Ma se lo giro in qua, e Nai Wan. Proprio lì volevo arrivare col discorso di Jodan Chudan. Jodan è riferito a me o all'avversario? Jodan io preferisco riferirlo al bersaglio, cioè se la mia tecnica è riferita alla zona della testa dell'avversario è Jodan, al tronco Chudan, dal tronco in giù sarà Gedan. Ma è anche vero che Age Uke vuol dire ricezione, Uke lo sapete tutti, è ricevere, non è parare, sollevata, perché Age Ageru vuol dire sollevare. Ma se io sto più in basso del mio avversario, faccio un esempio, potrei praticare una Chudan Age Uke. Se mi spiego, faccio questo, ma il mio braccio sarà fermo all'altezza del tronco dell'avversario. Riferito all'avversario sarà Chudan, ma per me Age Uke. Chiara questa cosa? Lo stesso potrebbe essere per il discorso Nai Wan Uke o Gai Wan Uke. Esatto, Diano. Allora, se in Paiku,
fai Hage-Uke in ginocchio e Hage-Uke rimane all'altezza del fungo dell'avversario, si potrebbe, con un piccolo sofismo, dire che è una Chudan Hage-Uke riferita appunto al tronco dell'avversario. Ma dipende, io non so, nell'applicazione di Paiku, l'avversario in che posizione è, o quell'Hage-Uke, se sto parlando qualche cosa, magari la versione di una mazzata, gli parlo il braccio, mi si è piegato, non ho idea. Sì Paolo, lo so, però l'ho detto, che vuol dire ricevere? Ciò non toglie che alle volte il ricevere paro pure, eh? Io dico sempre, ora non è che dobbiamo dire che nessuno che para. Per quello dicevo, magari se io sto in ginocchio e alzo un braccio, può darsi che con l'altro braccio stia afferrando l'avversario e nel movimento dopo lo proietto. Quindi magari non ho parato, ma l'ho acchiappato. Uno, due. Quindi, uke poi è una parola talmente complicata per le arti marziali. Tutto ciò che è in qualche modo atteggiamento difensivo e di gestione in ricezione del combattimento diventa uke. Ciao Max. E quindi dicevamo, quindi anche il discorso di Jodan, Chudan, Gedan, dovremmo un attimo decidere, no? a che cosa riferirlo. Adriano, su Paiku, molto interessante questa cosa, magari poi ne parliamo una volta. Hage-Uke è uguale a uppercut? No. Secondo me l'Hage-Uke non è un uppercut. Ma potrebbe anche nascondere un movimento di uppercut. Dico la verità. Senza il karate, il suo uppercut ce l'ha. No? Anche questo lo si può chiamare Tatezuki in alcune scuole. Però per me Tatezuki è anche questo, cioè la posizione del pugno, non il movimento del braccio. Dipende. Però a me piace, ad esempio, applicare l'Hage-Uke come un Ude-Uchi, cioè un colpo con l'avambraccio, o Wan-Uchi. Quindi, ecco, l'Hage-Uke, appunto, Hage-Uke come uppercut, anche va benissimo. Quindi, ottato, Hage, che vogliamo chiamarlo. E anche io questo, ma lo Hage in chiesa, parenti montate, permettete questo. Per me questo è una placata, esatto, come Paolo. Ma questo è un efficacissimo colpo, è un controllo. E ricordate che Hage deve ruotare, quindi è un efficace schiacciamento, può colpire qui, poi prendiamo su altri argomenti tecnici. Di sicuro non ci parla un pugno, questo no, un calcio. Quindi, Uke in questo senso è ricevere il momento da per sé per sfruttarlo. Più un movimento di attacco, ma non un uppercut, secondo me. Anche che può essere, sì, quello che dicevo, è sicuramente efficace come soffocamento, come controllo, può essere efficace come controllo di un braccio, può portare giù tante funzioni. Ma vedete che il gesto di Hage-Uke, la parola giapponese, se andiamo finalmente alla lingua, mi dice che è una ricezione uke, salendo col braccio. Non è importante che io salga verso la testa dell'avversario, Jodan. È importante che il braccio salga, perché se come in Paiku sono in ginocchio, Hage-Uke non vuol dire che paro un colpo alla testa. Sì, magari è la mia. È ovvio, il braccio sale, va alla mia testa. Ma questo non per forza lo fa diventare in direzione Jodan. Caricamento verticale o storto, tu come fai? Parliamo di nuovo di tecnica. Io personalmente, dico la verità, dipende. A volte lo carico col braccio che fa uke da fuori e sale. Alle volte da dentro, e sale nell'Uechiryu, non lo facciamo proprio perché c'è Hajiki, che è un movimento quasi in diagonale, ruotando a schicchera, Hajiki vuol dire schicchera. Il caricamento non lo faccio strettamente in verticale perché qui andiamo a parlare poi di muscolatura, questo è molto chiuso, palle rilassate, per cui chiamiamolo storto in questo modo. Però va bene anche questo, eh. E dipende perché posso anche entrare, chiudere, passare dentro e salire, dipende da quello che devo fare. Non c'è un modo solo. Max, allora, se non hai già affrontato l'argomento, anteriore e posteriore. Sì, c'è, facilissimo. Molte scuole lo chiamano Mae Mae Giri. Anche in Giappone ho sentito parlare male così. La parola migliore è Zensoku e Kosoku. Zensoku, Zen, è come quello di Zen Kutsudachi e Kosoku come quello di Kokutsudachi. Poi Marco, benvenuto, Marco di Kenkashin TV. Io dopo anche cercherò di seguire la tua, quindi chiuderò la mia live prima di quella di Marco, così possiamo poi vederci là. Allora, non la seguire tutta, Marco, ti ho detto prima perché poi dopo ho delle cose da fare, però ci vediamo.
Allora, Zen Soku, Soku pulite piede, abbiamo detto i kanji hanno più letture. Ashi si può leggere piede, scusate, si può leggere Soku, come Sokuto, To, katana, taglio, lama del piede. Io potrei sciogliere in Ashi no katana, Sokuto, okay? Quindi il taglio del piede. Zen vuol dire mai, o per meglio dire, Zen è la lettura alternativa di mai, davanti. O la lettura alternativa di Shiro, dietro. E quindi per semplificare potete dire Zen Soku Mai Geri, Kosoku Mai Geri. Zen Soku, gamba avanti, Kosoku, gamba dietro. Perché la parola Ashi in giapponese può significare sia piede che gamba, però diciamo anche piede avanti, piede dietro. Ricordate che Zen Kutsudachi non vuol dire posizione lunga in avanti, ma vuol dire posizione, sottinteso, radicata in avanti, perché Kutsu indica scavare, mettere radice. Questo è molto importante. Quindi, Zen Kutsudachi, posizione radicata avanti. Zen Sokugeri, calcio, Keri, con il piede avanti. Poi, se vuoi dire Mae, Mae Geri, ciò che dice, in realtà noi potremmo leggere Zen Soku con Mae Ashi, che è la lettura giapponese di Zen Soku, lettura giapponese. Quindi un altro modo è Mae Ashi Mae Geri. Esatto, Adriano, quello che stavo appunto dicendo ora. Adesso cerco di fare una cosa fighissima per chi legge giapponese. Scrivo kanji, vedete? Il primo è Mae, il secondo è Ashi. Quindi lo posso leggere questo in due modi. Mae più Ashi, sto mandando in chat, oppure Zen più Soku. È la stessa identica cosa. Va bene? E lo stesso vale ovviamente per Ushiro. Questo è Ushiro. Ah, non c'entra niente, non guarda l'ultimo kanji, non c'entra niente, non è il mio dibattitura. Mi sono perso un attimo, eccolo qua, questo è il piede dietro, ok? Vediamo se posso cancellare di nuovo, ecco, ho rimosso quello sbagliato. In questo caso ovviamente gamba dietro, uscirò al suo. Per il gomito, Hiji e Empi. Allora, Empi. Allora io preferisco Hijiate, personalmente. Nell'UE ci sempre chiamiamo in un altro modo ancora, chiamiamo Tatsuki anche per Hiji, Hijitsuki. Empi, io lo utilizzavo Empi quando facevo Shitoryu tanti anni fa. L'ho sentita, credo, anche molto nello Shotokan. Però onestamente fatico un po', diciamo, a chiamarlo Empi oggi, perché Empi non mi comunica in maniera, diciamo, diretta nulla in particolare. Mentre Hijiate come lingua è chiarissimo, Hiji è gomito, Hija, ginocchio, e Ate viene da teru, impattare, colpire. Quindi io sono più a favore di Hijiate, però se nella scuola diciamo, il glossario di scuola prevede Empi, credo che la cosa importante da sapere sia che non c'entra nulla col kata Empi, e poi quale sia appunto il significato. Adesso sto guardando, ad esempio, il dizionario, questo monolingua giapponese, Empi. Come il salto della scimmia, c'è cioè come parola in giapponese? Assolutamente esiste, mentre indicato come gomitata non c'è. Quindi sono più a favore di Hijiate. Ma quelle sono cose di scuola, sono giusti entrambi, dipende dalla scuola, secondo me. Sì, anch'io, solo attenzione Paolo, perché se dobbiamo scriverlo è. Questo è Hiji, ok? E
Uchi. Allora, Kudo, Hiju ci va bene benissimo, perché Uchi può essere questo o può essere questo. Il primo significa colpire, secondo battere, colpire. Vanno bene tutti e due, ok? Ecco qui, che è diverso da UCI per dire dentro, perché se dico UCI come dentro, ve lo mando in chat. Questo è UCI come dentro, ok? Sono tutti diversi. Per cui va benissimo anche Chigi UCI, va benissimo secondo me. No, empita solo non vuol dire colpo, Alberto Salvatori, no. Empita solo non vuol dire colpo. Colpo appunto è UCI ate. Con ate si intende impattare su qualcosa, da cui i famosi ateni. Ma empita solo no, non vuol dire colpo. Almeno non mi risulta che ci sia questa cosa. Mawashi Empi è una gomitata Mawashi. Mawashi appunto girare, circolare. Voglio togliermi una curiosità. Sto guardando un attimo su internet in giapponese se trovo qualche informazione su Empi inteso come colpo da solo, ma onestamente non mi risulta. No, no. Infatti no, non trovo niente in merito su internet. Sarò delle ricerche, ma personalmente che io sappia, Empi indica proprio il colpo di gomito. Quindi non colpo da solo, ma colpo di gomito in casa. Scusate un attimo. Voglio dire una cosa. Cercando di scoprire sempre tramite internet se mi dà una mano, se esistono altre fonti, ma no, no, non trovo niente al momento, perdonatemi. Allora, ho sempre sentito appunto Mawashi Empi, Ushiro Empi, Otoshi Empi, Age Empi, sì, ma Empi inteso come gomitata, non colpo e basta, ripeto. Però sì, poi come tutto lo colleghiamo, esempio, Tsuki, pugno, Mawashi, Tsuki, pugno circolare. Ushiro Zuki, se vogliamo, colpo così, ok? Ushiro Empi, Mawashi Empi, Age Empi, esattamente. Allora, io sto un pochettino, ragazzi, interromperò la live perché non voglio andare oltre l'ora e mezza. Ne fermo altre, vedo che state partecipando, sono contento. Gli ultimi 20 minuti, avete qualche altra domanda? Qualche cosa che vogliate chiedere? Paolo. Os. Sì, assolutamente sì. Allora, os lo sappiamo tutti, io ve lo metto in chat. Intanto si scrive così e non così, eh? In giapponese a volte, specie nei manga, lo trovate scritto nel secondo modo, cioè os, perché è una parte, diciamo, fonetica. E per quanto riguarda il giapponese, si scrive così. Osu è formato da due kanji. Il primo è appunto il kanji di Osu, che è questo, si legge da solo O, su, metto su tra parentesi perché è la parte che si modifica del verbo, e significa principalmente spingere. Il secondo è Shinobu, questo, ok? Che si legge Shino, U. La vuoi tra parentesi perché è la seconda parte, lo hiragana, che è la parte sempre flessiva, e quindi si può leggere insieme oste shinobu. Spingere in questo caso anche come diciamo comprimere in un certo senso. Shinobu vuol dire celare,
L'idea di Oshite Shinobu è quella di tenere in sé qualche cosa, avere molta resistenza. A me piace tradurlo con questa parola che oggi è molto di moda, resilienza. Okay? L'origine è probabilmente questa. Ohayo gozaimasu, che è un saluto che significa buongiorno, si usa la mattina come facciamo noi. Di Ohayo gozaimasu si pensa la prima sillaba O e l'ultima su per contrarle in osu. Se leggete di seguito viene appunto O. O su. Chiaro il processo? Perché? Perché i giapponesi amano contare delle parole tutte quante. È proprio un'abitudine giapponese, accorciare il più possibile, perché essendo una lingua, quella giapponese, agglutinante, alcune parole vengono accorciate per praticità. Quindi Ohayou gozaimasu è diventato os nel tempo. Alcuni dicono che venga invece da onegaishimasu, questo che vuol dire grazie anche per favore. Anche in questo caso di onegaishimasu si sono prese la O e la su. Okinawa per salutare si usa onegaishimasu durante il karate. E anche in molte arti giapponesi che ho visto praticare si usa molto onegaishimasu, come saluto al compagno. Non so quale delle due versioni sia giusta, nel senso che come linguista vi dico, molti giapponesi tengono giusta Ohayou gozaimasu, ma gli storici della lingua preferiscono onegaishimasu, proprio per l'utilizzo che si fa di os anche per ringraziare o chiedere scusa. Io propendo a favore di onegaishimasu. Qualcun altro invece, anche madrelingua, preferiscono Ohayou gozaimasu. Come che sia, ciò che è certo è che è una contrazione. Os fondamentalmente nasce negli ambienti universitari di estrema destra, negli anni del cosiddetto fascismo giapponese, e quindi è un termine che viene anche oggi associato ad un certo ambiente, chiamiamolo marziale duro, che è quello poi dove si è sviluppato anche lo Shotokan delle origini, manco tanto dopo delle origini. Ok? Il mio consiglio è, a meno che la vostra scuola non vi obblighi o non vi dia una spiegazione moralmente valida come fa oggi il karate a contatto, allora non usatelo mai, specialmente al di fuori dei dojo. Allora, sì, andiamo, sì, è proprio quello il discorso, cioè va benissimo il discorso di empi come il gomito della scimmia. E magari il bubishi ci aiuta in questa cosa, capisci a me. Però nella lingua giapponese torniamo al discorso che empi non comunica nulla di immediato. Ma se andiamo sulla parte, chiamiamola esoterica, chiamiamola così quella dell'iniziatismo, allora empi comitato ha senso. Ecco perché personalmente preferisco gli iniziati, però è detto va assolutamente benissimo. Allora, sto guardando qui ad esempio il dizionario monolingue giapponese, os come os del sud del catena, non lo riporta proprio, capito che voglio dire, è una parola gergale. Paolo Francione mi chiede Shorin e Shorei, sono entrambi una pronuncia storpiata di Shaolin. Sul rapporto tra Shaolin e karate potremmo parlare giorni. Io a volte liquido la cosa con un non ci sono veri rapporti diretti, ma il rapporto con Shaolin indica solo rapporti con la Cina. Ancora più chiari se pensiamo alla storia del karate. Perché si distinguono poi le correnti Shaolin e Shorei attualmente? È stata una necessità di massima per creare le cosiddette correnti all'interno delle scuole, gli stili all'interno delle scuole. Perché noi sappiamo che c'era molta meno distinzione prima della, chiamiamola, modernizzazione del karate. E la famosa frase di Funakoshi, che lo Shorin è per chi è agile, lo Shorei per chi è tozzo e forte, per me è un'informazione non giusta. Perché, dando retta a questo, vuol dire che avremo soltanto Shorin Ryu e Goju Ryu. Non è così. Ci sono altre scuole ad Okinawa, ok? E Funakoshi parla di Okinawa. Nel tempo poi si è creata questa, diciamo, divisione più rigida nelle scuole. Di base, foneticamente sono entrambi derivati di Shaolin, secondo,
Irinawensi. Poi nel tempo si sono appiccicati, specialmente Ashorei, dei kanji differenti, ma storicamente l'origine in realtà delle due parole non è certissima neanche per molti di Okinawa, e io preferisco pensare, in accordo con diversi studiosi, che sia stata una denominazione di massima per distinguere due aree, quella appunto di Naha e quella di Shuri, che non erano gli antipodi, ma a piedi ci si arrivava camminando in breve tempo, e a Shuri si sviluppa un tipo di karate, a Naha un altro. Poi c'erano le corsi Tomari, delle altre scuole minori, perché se ci fosse solo Shurin e Shorei, qui è lo sbaglio di Funakoshi, non avrebbe senso considerare allora le altre scuole che vanno dalle scuole della famiglia Motobu, parlo al plurale apposta, allo Uechi Ryu, che naturalmente in quel periodo ancora non poteva trovare posto nei pensieri di Funakoshi, come scrive, che esistevano. Quindi ciò che scrive Funakoshi è altamente imperfetto lì. Però nel tempo effettivamente poi questo ha permesso di creare una linea di demarcazione. D'altronde è vero che il kata Seisan è un punto di congiunzione di tutte le scuole, ce l'abbiamo tutti in un modo o nell'altro, e già questo aiuta a superare la dicotomia. Altre domande, ragazzi, per gli ultimi 5 minuti? Allora, in quali occasioni si usa il sistema? Oh, questa è una bellissima domanda, Matteo, grazie. Allora, Ich, Ni, San, Shi sono numeri di origine cinese, Shitotsu, Futatsu, Mitsu sono di origine giapponese. Come in tutti i giapponesi hanno preso sia dalla Cina che dalla parte autoctona. In realtà, il sistema Shitotsu, Futatsu, Mitsu, che deriva da Shito, Futa, Mi, Yo, eccetera, è relegato ai primi 10 numeri, dopodiché si ritorna al sistema sino-giapponese. Vengono utilizzati entrambi i sistemi nella complicatissima concezione della numerazione giapponese. Apriamo una parentesi. Riprendo la bottiglia di vino di prima, copro l'etichetta. Vabbè. È un bel vino francese questo. Una bottiglia di vino la leggo con il numero Ichi cinese seguito dal kanji Hon, lo stesso di Kihon base, ma che in questo caso diventa il numeratore di un oggetto lungo, quindi Ichi più Hon si legge Ippon Nihon per due, Nihon due bottiglie, Sambon tre, ho finito le mani ma non il vino, e via dicendo. Un libro è sempre Ichi, e avrà il numeratore Satsu, Isatsu, Nisatsu, eccetera. Un telefono è un oggetto meccanico, elettronico, Dai, Ichi, Dai, Nidai. Io posso anche chiamarlo Shitotsu in maniera generica. Per cui, scusate, vedevo se avevo un bicchiere a portata di mano, ho il vino ma non ho il bicchiere. Però facciamo finta allora che questo sia un bicchiere e lo riempio di vino, non guardate come l'acqua, facciamo finta che un bicchiere diventa Hai, Giampiero, ti ho visto. Quindi un bicchiere pieno di vino diventa Ippai, non è più Ippon, perché è riferito all'oggetto esterno. Posso anche prendere questo oggetto generico, che non saprei come contare, e chiamarlo Shitotsu Futatsu. Il sistema giapponese è molto complicato per contare. Quando conto l'ordine 1, 2, 3 di questo esercizio, sarò Ich, Ni, San, Shi. Ok? Se devo utilizzare qualche cosa di specifico entro i 10, uso Shitotsu Futatsu. O viceversa, se do un numeratore generico perché non so che numeratore ci vada su quell'oggetto, uso Shitotsu Futatsu Mitsu. Questo è più o meno la distinzione. Un foglio Ichi mani mai, non sarà Shitotsu. No, 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 Futari è Futari, perché il contatore delle persone è uno di quelli particolari che cambia, è Shitori, Futari, poi Sannin, Yonin, Gonin. Come anche per l'età, Nijusai, non si legge Nijusai, ma si legge Hatachi, sono dei casi particolari. Ninin, esiste una lettura Ninin, però non è per contare, diciamo, due persone elencandole. Se tu devi dire che ci sono due persone, Hitoga Futari Iru o Imasu, non puoi dire Ninin Imasu. Adriano dice, maledetti numeratori, lo so, Adriano è l'incubo di chi studia.
Sempre Adriano mi dice, un po' off topic, perché penso che non ci sia l'OECD? Adriano, perché l'OECD lo conosciamo in pochi, specie in Europa, in Italia siamo ovviamente pochi. E i catalogi dell'UECU sono, diciamo, brutti da vedere, perché addirittura a volte scivoliamo, saltelliamo, forse San è lecito saltellare a un certo punto nel catà. Non ce la faremo mai ad entrare in quei catà più spettacolari, più belli da vedere, tipici, ad esempio dello Shotokan, che ha un'esecuzione dal punto di vista estetico molto più bella dell'UECU. E l'UECU è troppo cinese anche nei movimenti. Noi non abbiamo kata con il pugno chiuso, non facciamo il kite nei kata. I nostri kata sono tutti uno, due, movimenti con la mano così, così. L'unico pugno chiuso è Kanshiro, uno, due, diciamo, non c'è il kite qui. Non possono essere inclusi, avrebbero bisogno di arbitri e parte. Meglio per me, decisamente meglio. Allora ragazzi, 1:30 che parlo, io vi saluto, interrompo qui la live, ringrazio tutti per essere intervenuti. Durante la settimana ne farò un'altra, tanto il tempo non ci manca. Vi ricordo che alle 5 ci sarà la live del mio amico Marco Cristolla sul suo canale, Kenkashin TV. Marco, ci vediamo dopo sulla tua live, io faccio merenda con il famoso vino, non è vero, mi faccio un caffè. E ci rivediamo più tardi allora. Grazie a tutti voi, alla prossima.